Ebbene, direttamente da Mucca Assassina, qua nel Baraonda Disco Club di Milano, nel Miss Butterfly, con uno spettacolo sinceramente splendido. Adesso, cosa posso dire? Non c'è bisogno di presentazione. Tu come ti trovi di aver fatto quel meraviglioso spettacolo che tutti abbiamo visto e sei stata sinceramente impeccabile? Grazie, ti ringrazio tantissimo. Per me è stato veramente un onore essere presente a questo bellissimo evento. Mi sono divertita tanto e ho visto le ragazze molto emozionate e questo mi è piaciuto tanto. Come tutte sapete, io sono Melissa Bianchini e faccio parte di Mucca Assassina, uno dei locali più conosciuti LGBT in Italia, e sono anche la sosia ufficiale di Beyoncé. Infatti ho portato uno spettacolo dedicato alla nostra diva Beyoncé, perché la amo tantissimo, mi sono ispirata a lei e sono contenta che sia piaciuto. Sai che ho visto particolarmente il tuo spettacolo e ho detto wow, sei realmente, cosa ti posso dire, mi è piaciuto a me, non mi posso immaginare al pubblico che ti ha fatto anche degli applausi che era troppo. Ragazzi, dovete vivere questo tipo di emozioni, realmente, e anche con questa bellezza qua, Melissa Bianchi, che adesso è con noi. Quindi sappiamo che sei stata 3 anni fa anche vincitrice del Miss Trans Italia. Sì, giusto, io ho fatto la selezione, ho vinto Miss Trans Marche e dopo sono andata a fare la gara, la finale a Napoli, e lì sono stata scelta Miss Trans Italia Sud America. Wow, non c'è parole, non c'è descrizione, ragazzi. Già sappiamo perché ha vinto tanto, perché adesso è la Beyoncé ufficiale, adesso perché anche ha fatto parte della giuria, perché bisogna esperienza, bisogna bellezza per scegliere un'altra bellezza. Quindi ti ringraziamo, sei meravigliosa, sei bellissima, è stato un onore per noi, un piacere di averti qua davanti alle nostre telecamere, per tutti i nostri spettatori. E quindi cosa ti posso dire? Io sono rimasto però contentissimo, a parte ovviamente di subito con quello spettacolo che è wow. Grazie, vi ringrazio tantissimo e un bacio grandissimo a tutti gli amici di Piccole Trasgressioni.